e benvenuto. Una favola al giorno è il canale dove ascoltare favole e storie per tutte le età. Se ti piace questo canale, iscriviti e lascia un mi piace. Grazie. La nonna. La nonna è molto vecchia, ha tante tante rughe e i capelli tutti bianchi, ma gli occhi brillano ancora come due stelle. Sono più belli, anzi, delle stelle, e così dolci, così affettuosi, che il guardare in fondo ad essi fa bene all'anima. E sa anche le storie più curiose, ed ha un vestito a grandi fiorami di una stoffa di seta così pesante che accompagna ogni movimento con un fruscio. La nonna sa tante cose perché è vissuta un bel pezzo prima che il babbo e la mamma fossero al mondo, e di questo puoi star sicuro. La nonna ha un libro di preghiere con certi grandi fermagli d'argento e legge spesso nel libro. Tra le pagine c'è una rosa schiacciata e secca. Non è così bella come le rose che le stanno dinanzi nel vaso, eppure essa le sorride più affettuosamente che a quelle, e talvolta, sì, le vengono anche le lacrime agli occhi. Perché guarda a quel modo il fiore appassito dentro al vecchio libro? Lo sai tu? Ogni volta che la nonna lascia cadere una lacrima sul fiore, il colore torna fresco, la rosa si rialza ed il profumo riempie tutta la stanza. E allora le pareti si squarciano come fossero veli di nebbia, e tutto intorno ecco apparire il bosco verde. Lo splendido bosco dove il sole brilla tra le foglie. È la nonna, sì, è la nonna, ma giovane, giovane, una cara giovinetta coi riccioli biondi, con le guance rose e rotonde, bella e graziosa. Nessuna rosa è più fresca, eppure gli occhi, i begli occhi dolci e luminosi, sono sempre gli stessi. Al lato le sta un uomo forte, bello e giovane. Egli le porge la rosa ed ella sorride. La nonna non sorride più così. Il sorriso le solleva un istante le labbra, è già svanito. Le passano ora dinanzi molte figure, molti pensieri. Il bel giovane è sparito e la rosa è nel libro di preghiere della nonna. Eccola là, di nuovo la vecchia signora che guarda il fiore appassito dentro al libro. La nonna ora è morta. Era seduta nella sua poltrona e raccontava una magnifica novella lunga, lunga. E adesso la storia è finita, disse, ed io sono molto stanca. Lasciatemi riposare un poco. Si appoggiò all'indietro, sospirò dolcemente e si addormentò. Ma il sonno divenne sempre più e più quieto. Il viso era pieno di gioia e di pace. Parve che lo sfiorasse un raggio di sole. E poi dissero che era morta. Fu messa in un feretro nero, coperta d'un lenzuolo candido. Era bella, eppure gli occhi erano chiusi, ma tutte le rughe erano sparite e la bocca sorrideva. I capelli, bianchi come l'argento, ispiravano reverenza e l'aspetto della morta non metteva per nulla paura. Era pur sempre la cara nonna, tanto tanto buona. Il
libro di preghiere le fu posto sotto al capo, come ella aveva desiderato, e nel vecchio libro rimase la rosa. Così la nonna fu sepolta. Sulla tomba, presso al muro del cimitero, fu piantato un rosaio, e il rosaio fiorì, e gli usignoli venivano su quella a cantare, e dalla chiesa vicina si sentiva l'organo suonare gli inni più belli, quelli che erano anche nel libro sotto al capo della morta. La luna splendeva sopra la tomba, ma la morta non usciva mai, non si faceva mai vedere. Qualunque bambino avrebbe potuto andarci di notte senza paura a cogliere una rosa presso il muro del cimitero. Un morto solo ne sa molto più di tutti noi vivi presi insieme e sa l'angoscia che ci procurerebbe una sua apparizione. I morti sono migliori di tutti noi e perciò non vengono. Sopra la cassa sta la terra e la terra sta dentro la cassa. Il libro di preghiere con tutte le pagine è polvere, e polvere la rosa con tutte le sue memorie. Ma sopra la terra fioriscono nuove rose, sopra canta l'usignuolo e suona l'organo. E si pensa molto spesso alla nonna, dei dolci occhi sempre giovani. Gli occhi non muoiono. I nostri rivedranno un giorno la nonna, giovane e bella come era allora, quando baciò per la prima volta la fresca rosa rossa, che ora è polvere dentro alla tua.